Buonasera. Detto questo, iniziamo l'incontro. Noi siamo qui prima di tutto per parlare di solidarietà. Tra l'altro lì allo stand dove vedete, diciamo, il banner con la copertina dell'evento, c'è anche il fumetto che serve a sostenere questa solidarietà, perché tolte le spese di produzione e, diciamo, le entrate di questo fumetto servono a sostenere le spese legali e una cassa di solidarietà per gli antifascisti e le antifasciste. Buonasera, grazie a tutti e a tutte. Allora, il carcere non è assolutamente vero che è un posto che rieduca. Il carcere è un posto fatto, è una struttura concepita per distruggere l'essere umano, praticamente. Quando sei lì, l'unica cosa che puoi fare è provare a resistere come puoi. Io, come potevo, ci ho provato. E mi sono appellata da una parte alla mia forza interiore, che era rappresentata, vabbè, innanzitutto dai miei valori, ovviamente, e dai ricordi e da quei saperi che mi erano stati trasmessi da compagni che erano stati in carcere in Italia in anni precedenti, compagni che erano stati arrestati per la lotta No TAV, ma anche per aver preso parte al movimento studentesco. E l'altra cosa che lì dentro fa la differenza, che ti dà proprio la forza di andare avanti, è la solidarietà. Solidarietà che io non avevo, diciamo, esperienza tangibile, no, di questa solidarietà, perché comunque per tanti mesi io non ho potuto comunicare neanche con mia madre, ma io in qualche modo sapevo che c'era, sapevo che non ero sola, perché appunto la solidarietà è proprio una caratteristica fondante nel nostro mondo di compagni ed è una cosa assolutamente fondante il fatto di prenderci cura l'uno dell'altro, soprattutto nei momenti di difficoltà. Il primo periodo è stato incredibile, insomma, non so, io avevo provato anche a far uscire queste informazioni tramite delle lettere, non so quanto ne sappiate, insomma, comunque sono stata arrestata mentre scendevo da un taxi e sono arrivata in questura, mi hanno sequestrato tutti i vestiti e le scarpe che avevo addosso, mi hanno fatto rivestire con degli abiti puzzolenti, sporchi, logori, mi hanno messo un paio di scarpe ridicole con dei tacchi a spillo che erano pure troppo piccole, e in questo modo mi hanno portato davanti al giudice che mi ha mandato in galera, e lì sono rimasta per 40 giorni finché non ho ricevuto il primo pacco, senza avere neanche un ricambio di mutande. Non avevo la carta igienica nei primi giorni, non avevo gli assorbenti, non avevo il sapone, non capivo niente di quello che mi succedeva attorno e non sapevo neanche che ore erano. Il primo raggio di sole che è entrato in quella cella è stato un ragazzo, un detenuto che lavorava alla distribuzione del carrello, che con me è stato gentile. Io da quando ero entrata lì nessuno si era mai rivolto a me in modo gentile. Fra l'altro lui mi ha parlato in italiano, perché mi ha detto che era cresciuto nel nord Italia, e lui mi ha detto: devi mangiare, si vede che sei stanca, e mi ha dato praticamente delle leccornie, delle cose che poi nei mesi successivi non ho più rivisto quasi mai dal carrello. Mi ricordo ancora, mi ha dato due mele, mi ha dato un po' di latte e mi ha dato anche una letta di pollo. E insomma, l'umanità, la gentilezza, anche un piccolo gesto lì dentro fanno veramente la differenza. E poi, insomma, di aneddoti ce ne sarebbero tantissimi, anche perché poi, cominciando dopo il primo periodo in cui ero stata tenuta da sola, ma in seguito potendo vedere le altre donne, mi sono resa conto che quei posti sono posti pieni di umanità, un'umanità molto sofferente ma anche molto viva nel bene e nel male. E nel bene ci tengo a raccontarvi questa storia, questa persona con cui ho condiviso la cella per un paio di mesi. Un ragazzo, perché aveva fatto la transizione di genere, e giovane, anche lui straniero, anche veniva da un paese, diciamo, dell'Europa mediterranea. E fra di noi è nato quasi fin da subito un forte affiatamento, insomma, comunque
un rapporto di solidarietà molto fraterna, perché entrambi stranieri, quindi non riuscivamo a comunicare bene, eravamo guardati un po', insomma, trattati un po' peggio perché eravamo stranieri. E poi tutti e due eravamo bollati da un marchio di stranezza, insomma. Io perché antifascista, quindi avevo un oppositore politico, e lui perché appunto ha fatto la transizione di genere e questa cosa qui in Ungheria è illegale, cioè non si può fare. E quindi non si tratta solo di discriminazione, no, da parte delle guardie e degli altri detenuti, ma questa roba qui può anche proprio minare la salute delle persone, perché se uno sta facendo, sta seguendo una terapia ormonale e viene arrestato in Ungheria, gliela sospendono all'istante, perché la terapia ormonale lì è illegale, e questo c'è comunque anche delle forti ricadute sulla salute. Quindi in questo momento io penso tantissimo a Maya. Maya è un antifascista che è stata arrestata a dicembre dell'anno scorso in Germania e poi è stata estradata in Ungheria, accusata di aver preso parte ai famosi fatti di Budapest. Maya è straniera, è antifascista e è anche una persona che non si riconosce nel genere, una persona non binaria, per cui non oso veramente immaginare appunto quanta discriminazione Maya possa dover affrontare in questo momento nelle carceri ungheresi, dove si trova tuttora, e sento, cioè credo che tutti dobbiamo esprimere la massima solidarietà nei suoi confronti. Sempre parlando di aneddoti carcerari, vi racconto questa storia che è praticamente ai limiti del surreale. Un giorno, mentre eravamo in fila per scendere all'aria, io ero lì ancora da molto poco, da un mesetto, meno di 2 mesi sicuramente, e questa guardia inizia a parlare, prima in ungherese, poi traduce in inglese perché voleva, insomma, che io capissi, evidentemente voleva che io capissi bene, e inizia a dire alle altre detenute che, insomma, che in buona sostanza non dovevano parlare con me, non dovevano parlare con me perché io ero una brutta persona, perché secondo lui, o secondo il giudice, quello che è, insomma, io ero andata lì a picchiare delle cittadini comuni, delle persone qualunque, uomini e donne ungheresi. E qualcuno purtroppo ogni tanto magari ci crede, no? Queste bugie che vengono messe in giro dalle guardie per mettere i detenuti gli uni contro gli altri. Tant'è che poi eravamo giù all'aria, io stavo passeggiando per i fatti miei, e in mezzo al cortile c'era il cerchio delle donne rom che non passeggiavano tanto, ma facevano più gruppo, solitamente comunella, insomma, in mezzo allo spiazzo. A un certo punto sento apostrofarmi, non capisco cosa mi viene detto, ma sento questa tipa che mi apostrofa direttamente dal cerchio dove stava con le altre donne, e sento che, cioè, non capisco il significato, ma evidentemente era qualcosa di offensivo, no? Io avevo visto anche cosa succedeva alle altre ragazze, che magari, insomma, nuove, appena arrivate, che magari avevano un atteggiamento un po' più remissivo, perché uno giustamente anche ha paura, no? Ecco, se diciamo ti mostravi timoroso, andava a finire che venivi presa a schiaffi, che ti tiravano i capelli, ti toglievano le scarpe, ti toglievano le mollettine, via andare. Quindi io ho pensato, vabbè, ho detto, cosa devo fare adesso? Cioè, o la va o la spacca, non lo so, cioè ho pensato che la cosa giusta fosse andare sotto a questa tipa, sono entrata lì in mezzo al cerchio delle donne, sbraitando, io nella mia lingua, perché se non mi capisci, cioè, così, cioè, nel senso, io preda così un po' anche alla rabbia, gesticolando un po' come facciamo noi italiani quando siamo in una situazione un po' di, insomma, in cui ci scambiamo delle opinioni in maniera un po' vivace, e niente, però io quando sono entrata lì sono andata dritta, ma avevo paura, cioè non sapevo come sarebbe andata a finire, poteva benissimo, perché io non capivo anche le altre cosa dicevano intorno, come vedevano la faccenda, avrebbero potuto saltarmi in testa in 15, e purtroppo, cioè, per sopravvivere in questi posti
uno magari gli tocca anche, capito, mettere in atto delle modalità per cui uno magari alza la voce, fa anche cose che non vorrebbe fare, no? Ma proprio per una questione di sopravvivenza, perché altrimenti finisci per essere lo zimbello della sezione e rischi di finire anche molto male. E un ultimo aneddoto in cui, diciamo, che non riguarda altre detenute, ma che invece è una cosa che secondo me ci fa anche capire quali sono i meccanismi subdoli con cui opera, no, la repressione quando sei lì in carcere, quindi sei nelle loro mani e cercano di usarti per i loro fini. Un giorno, appunto, ero lì sempre da poco, saranno state insomma le prime 2 settimane, e viene a chiamarmi una guardia, viene a chiamarmi in cella e mi dice che c'è l'avvocato, per cui insomma tranquilla scendo, arrivo giù e no, mi aveva mentito, non c'era l'avvocato giù, c'erano 2 persone in borghese che mi dicono essere della polizia e che devono farmi delle domande. Dico vabbè, ok, chiamate, insomma fate venire qui il mio avvocato, fate venire un interprete, insomma. E niente, questi dicono no, l'avvocato non viene, l'interprete non serve, l'interprete non serve neanche l'avvocato, facciamo tutto così, insomma. Cioè questi praticamente volevano che io dicessi quello che loro volevano sentirsi dire, cioè volevano che io lì riconfermassi una loro ricostruzione dei fatti, che non so neanche bene quale fosse. E fanno così, cioè ti prendono con l'inganno piuttosto che con la minaccia, sì, perché nel corso di questo colloquio io sono anche stata non fisicamente ma minacciata, insomma mi hanno detto che se io non avessi insomma collaborato con loro sarei rimasta in un carcere ungherese fino all'età di 65 anni, per esempio. E insomma questa è la modalità che la repressione ha di disporre, no? Delle persone che vengono messe apposta in delle situazioni così, dove delle situazioni assolutamente disumane, per far sì che diventino un oggetto che loro possono usare come vogliono per confermare le loro tesi o che... Grazie Laria. Ma intanto ciao, grazie a tutti e a tutti e a chi è venuto e chi ci ha ospitato qua. E allora, in realtà io de carcere ne parlo da un sacco di tempo perché comunque è uno degli elementi con cui sono cresciuto materialmente. Io non ho un racconto dall'interno del carcere come Ilaria e quindi parlo da esterno, però sono cresciuto di rimpettaio al carcere di Rebibbia, quindi in qualche modo è sempre stata una presenza che ha fatto parte del mio quotidiano con tutto quello che comporta intorno in termini anche di umanità, che attraversa il quartiere per aspettare chi esce, per andare a cercare di parlare nei punti in cui si vedono dal prato le celle delle detenute, eccetera. E poi da abbastanza ragazzino, cioè dai 17 anni, per tanti anni sono stato anche a Radio Onda Rossa e una delle persone che mi hanno insegnato anche quello che succedeva in carcere era una persona che siamo qua a Roma, probabilmente più di uno l'ha conosciuto, era Salvatore Ricciardi, che sono contento, perché a Milano era meno conosciuto come nome, e che io non sapevo quando lui ci raccontava queste cose, le raccontava attraverso la radio, ma anche individualmente, personalmente, senza mai mettersi su un piedistallo di niente. Insomma, in realtà Salvatore tornava a dormire in carcere comunque ogni sera per tanti anni, quindi in qualche modo mi ha insegnato a vedere il carcere anche come una specie di lente per interpretare la realtà. E questa cosa quindi ha fatto sì che io ne parlassi più volte e però generassi sempre queste spaccature a cui facevi riferimento te. E è qualcosa su cui io mi sono interrogato un sacco, perché io nel corso degli anni con i miei lettori ho raggiunto in qualche modo una specie di livellamento delle sensibilità, nel senso che all'inizio c'erano persone molto diverse che magari non sapevano come la pensavo, eccetera, poi man mano che sono uscite fuori delle prese di posizioni, all'inizio
qualcuno diceva: ah, non te leggerò mai più, sei una zecca di merda, bla bla bla, eccetera. Poi però a un certo punto o hanno smesso di leggermi o se la sono vissuta un po' come una contraddizione loro, come io che magari se vado a correre mi sento un gruppo nazista che mi fa ride e che è, non è che poi gli scrivo dicendo: ah, però non mi piacciono i vostri testi, è una contraddizione mia, me la tengo per me. E questa cosa qua... su quasi tutti i temi, che sia il razzismo, che sia i diritti, e in qualche modo mi sembrava abbastanza ormai omogenea con i miei lettori. E quando si parla di carcere, invece, questa roba si frantuma e cominciano a uscire fuori un sacco di persone che dicono: magari ci stanno pure oggi, è possibile, perché veramente statisticamente sono proprio tante, che cominciano a dire: ah, però comunque se loro non avevano fatto niente là dentro non ci stavano. Vabbè, però che vuoi, mica è un albergo a 5 stelle. Come? E questa roba di fronte a tutto, di fronte anche a quelle che erano state le torture, le rappresaglie, i pestaggi che c'erano stati dopo le rivolte durante il Covid, eccetera. Comunque quelle erano le risposte che ricevevo. E mi sembrava abbastanza incredibile e mi sono chiesto perché. Una delle risposte che mi sono dato è che probabilmente rispetto agli anni scorsi, in cui era normale problematizzare il carcere, negli anni 70 ci sono state anche una serie di riforme in cui si parlava di aprire il carcere, di far entrare la società civile il più possibile, rendere il più possibile il carcere, perché si parlava anche del carcere come qualcosa da superare in qualche modo, e invece negli ultimi anni non ci sta più questa problematizzazione, anzi, cioè il tema è di aprirne nuove carceri, farne di più, non è che il carcere ha fatto entrare la società, cioè l'ha fatta entrare nel senso che ci stanno sempre più persone che finiscono in galera, in quel senso là soltanto, e al tempo stesso la sinistra più o meno istituzionale di questo paese, ma non soltanto, sembra che abbia nominato il carcere negli ultimi 30 anni soltanto per dire che Berlusconi doveva andare in galera e bisognava buttare la chiave. Questa cosa qua penso che abbia prodotto dei danni giganteschi culturali, perché il carcere è stato visto come un simbolo in qualche modo di rivalsa, cioè come un elemento attraverso cui si poteva avere giustizia nella società, eccetera, e non come quello che è un dato de fatto, ovvero che il carcere è comunque innanzitutto un'istituzione di classe, perché in carcere ci stanno i poveracci, e non ci stanno i poveracci come frase retorica, perché uno dice: ah, vabbè... O i poverini. Io non ho nessuna idea romantica del carcere, non penso che dentro ci stanno persone più buone che fuori, cioè il carcere è lo specchio della società, ci stanno quelli bravi e quelli stronzi, esattamente come al bar, allo stadio o ovunque altro. E però cosa succede? Che se uno c'ha a parità di reato, se uno ha i mezzi economici per una difesa, per un domicilio per fare i domiciliari, una rete sociale per i lavorativi, per la messa alla prova, eccetera, in carcere non, cioè, o non ci entra o ci esce molto più velocemente. Se uno è un poveraccio, probabilmente non ha nessuna alternativa che rimanere là, e già questo ci dice che forse il carcere non è così indispensabile se per una questione di reddito uno può farlo o non farlo. Io sulle cose di questi giorni solo una cosa velocissima vorrei dire, perché mi ha fatto venire il sangue al cervello, e poi chiudo, giuro. L'idea, perché è stata trasformata in un meme, di una roba che ha detto Ilaria quando ha detto che il carcere è un'istituzione razzista, e questi giorni c'è stata una roba incredibile di persone che parevano Beavis and Butthead, che dicevano: oh, ma non può essere razzista, è un muro, mica una persona. Cioè, una roba di un'imbecillità incredibile, quando è una cosa che è quasi autoevidente, che nel momento in cui ci entrano persone che hanno un problema con la lingua, di comunicazione con gli avvocati, di comunicazione con la difesa, che non hanno una rete sociale solida che quindi gli può dare quelle alternative, è molto più facile che quelle persone rimangano in carcere. In questo senso evidentemente c'è una componente razzista, poi che in questo paese razza e classe si sovrappongono in molte cose è un'altra evidenza. E il fatto che questa cosa qua non solo non si capisca, ma se bolli tutto
con un meme, con questo cinismo qua, quando comunque stiamo parlando di una roba, io non voglio convincere nessuno nella vita, non sono un prete, non voglio evangelizzare la gente, eccetera, e penso che uno può anche pensarla diversamente e se ne può discutere, però quando stai a parlare di una roba che riguarda migliaia di persone, che riguarda una gigantesca sofferenza, persone che vengono buttate in un posto estremamente violento, dove ci stanno grossi legami di solidarietà, ma anche grossi legami di violenza, persone che vengono, che fanno i buffi, perché poi c'entrano dei tossicodipendenti in un posto che sostanzialmente è una gigantesca piazza di spaccio, quindi fanno i buffi, quando la gente fa i buffi e non c'ha da pagare diventa vittima di soprusi, violenze di ogni tipo, eccetera, che questa roba di fronte a 70 suicidi che si fanno tra l'altro quando stai per uscire dal carcere spesso, quindi ti dà il polso di quanto quel posto annulla l'idea dell'esterno, che pensi che non esiste più nient'altro, eccetera, di fronte a tutto questo, che questa roba si risponda col cinismo dei meme e che lo facciano anche persone che a volte se leggono la roba mia, quindi che non sono i fascisti, ma che siano persone che magari nella società hanno pure delle opinioni, non lo so, di cui parlano normalmente al bar, a me è qualcosa che comunque mi continua a sembrare veramente incredibile, doloroso e abbastanza inaccettabile. Allora, io quando ho deciso di candidarmi ero ancora io stessa detenuta a Budapest. E quindi ho pensato che nel caso in cui fossi stata eletta di sicuro avrei voluto visitare delle carceri. Perché? Perché da detenuta io avrei apprezzato tantissimo, avrei desiderato tantissimo che qualcuno fosse venuto a visitare il posto dove stavamo per poterlo raccontare fuori. Perché quello che manca nel carcere è proprio questa narrazione, che non è mai abbastanza, perché le carceri moderne sono state rese volutamente invisibili, anche a livello topografico, le nuove carceri vengono costruite al di fuori dei centri abitati. Perché? Perché in questo modo la società espelle il carcere, espelle i carcerati e può sottrarsi alla responsabilità di quello che succede in quei luoghi. Ma non è così, perché il carcere è un prodotto di questa società, ne fa parte, non è un corpo estraneo e in qualche modo ne è anche lo specchio e quindi l'intera società italiana deve assumersi la responsabilità dei più di 60 suicidi che ci sono stati nelle carceri dall'inizio dell'anno, che è la cifra più alta da quando questi dati vengono registrati, deve assumersi la responsabilità della strage che c'è stata nella primavera del 2020 nelle carceri italiane, che è la più grande strage carceraria dell'Italia repubblicana. E quindi proprio con l'idea di dare questa narrazione al di fuori, io ho iniziato a visitare alcuni istituti penitenziari. Ho visitato il carcere di San Vittore a Milano e il carcere di San Michele ad Alessandria per il momento. Le cose che mi sono saltate più agli occhi sono un sovraffollamento incredibile, per cui i detenuti che stanno in cella chiusa non riescono neanche praticamente a alzarsi dalla branda durante il giorno, un uso smodato di psicofarmaci, la difficoltà ad accedere alle cure mediche, la difficoltà ad accedere alle misure alternative anche per i detenuti che ne avrebbero diritto, il personale perennemente in sottorganico, perché anche quando ti dicono che l'organico è al completo, l'organico si calcola sulla capienza, non si calcola sugli effettivi presenti, quindi in un carcere come San Vittore dove il sovraffollamento è del 200%, anche se ti dicono che l'organico è al completo, di fatto il personale è la metà di quello che ci dovrebbe essere per occuparsi delle persone che sono recluse lì dentro. E ovviamente una cosa che salta tanto agli occhi è questo carattere, questo tratto proprio di classe, classista e razzista del carcere, e sono due elementi, come ha sottolineato anche Michele, intimamente legati, perché il razzismo è solo uno dei modi di perpetrare il dominio di una classe sull'altra. Io credo che per stravolgere il senso di questi discorsi, come hanno fatto appunto durante questa settimana, cioè bisogna essere veramente imbecilli o veramente in malafede, perché il razzismo è una cosa talmente sistemica nella nostra società che
Spesso chi è straniero finisce più facilmente in carcere, prima di tutto, perché non ha le stesse opportunità degli altri, perché non ha accesso magari a un lavoro dignitoso che gli permette di sopravvivere in modo dignitoso, e quindi per sopravvivere è costretto a arrabattarsi in qualche modo e magari appunto per tirare a campare commette anche qualche piccolo reato. E gli stranieri che sono nei carceri italiani sono quasi tutti lì dentro per reati di piccola entità, per piccoli reati contro il patrimonio, che quindi sono dei reati commessi perché sono poveri, perché non hanno altro modo di sopravvivere. Inoltre c'è da dire che poi una volta che entra, per uno straniero è anche più difficile uscire dal carcere. È più difficile sia uscire, avere, diciamo, durante, in attesa del, mentre sei in attesa del processo, cioè durante la custodia cautelare. Infatti appunto il 32% degli stranieri che sono nelle carceri italiane sono lì in attesa del primo grado, cioè quindi senza aver avuto neanche una sentenza di primo grado, un terzo in attesa di giudizio, e sia è più difficile anche uscire con le misure alternative una volta che si è avuta la condanna, perché appunto la legge italiana prevede che quando ti mancano 3 anni per a fine pena c'è la possibilità di uscire con le misure alternative, ma come diceva Michele c'è bisogno ad esempio di avere un domicilio, c'è bisogno di avere una rete familiare che ti sostiene, di avere un supporto economico, no? E c'è da dire che il 44% dei detenuti stranieri, quindi quasi la metà dei detenuti stranieri, sono persone che hanno il fine pena inferiore a 1 anno, quindi che rientrerebbero in tutto e per tutto in questo diritto, ma non vi possono materialmente accedere, e anche perché spesso mancano anche proprio delle cose che lo Stato dovrebbe fornire per il reinserimento sociale, come servizi di traduzione, servizi di interpretariato, quindi cioè, di fatto non sei nelle stesse condizioni oggettive, cioè non hai le stesse possibilità degli altri, e per questo rimani in carcere di più. Io ieri sera ero a Milano, sono andata alla commemorazione per Youssef, un ragazzo di origine egiziana che... Un ragazzo di 18 anni che è morto a San Vittore e che fra l'altro non avrebbe neanche dovuto essere lì. C'è una persona che per diagnosi diciamo aveva proprio l'incompatibilità con il carcere e sarebbe dovuto stare in una struttura dove c'erano delle persone che professionisti che avrebbero potuto prendersi cura di lui. Quindi il carcere secondo me alla fine genera solo morte, genera solo sofferenza, il carcere non serve a niente, non è minimamente in grado di rispondere di assolvere alla funzione per cui è stato creato, che appunto la società moderna si dota del carcere come strumento per risolvere i rapporti di ingiustizia all'interno della società. Ora, il carcere non solo non li risolve, ma anzi rende le ingiustizie più profonde, le rende più insanabili. Il carcere finisce per generare altro carcere, perché questo ce lo dicono, parlano chiaro le cifre sulla recidiva, ma è normale che sia così, perché se io entro perché ho rubato un telefono, mi danno rapina, mi danno 3 anni, non mi fanno accedere alle misure alternative, non viene attuato per me nessun percorso di reinserimento sociale, esco, non c'ho una lira, dove vado a rubare, cioè dove finisco in carcere, cioè è una cosa evidente. Ed è anche evidente, insomma, che appunto, come ho detto, la maggior parte delle persone in carcere non sono magari pericolosi assassini, cioè che sono invece una minoranza, la maggior parte sono persone che si trovano lì per piccoli reati contro il patrimonio. L'orizzonte verso cui ci dovremmo muovere è quello di una società che superi il carcere. Sì, io sono abolizionista e non è un'utopia, secondo me, arrivare... puntare e cercare di arrivare a un traguardo del genere, perché ci sono delle cose che si possono fare nell'immediato,
per ridurre, cioè da oggi, il ricorso al carcere, lasciarlo come risposta assolutamente residuale? Per esempio, dovremmo limitare l'utilizzo del carcere al massimo per quanto riguarda la custodia cautelare, bisognerebbe fin da oggi comunque favorire, ma concretamente, non sulla carta, l'accesso alle misure alternative, depenalizzare alcuni reati minori invece di continuare a aggiungere reati nel codice penale, aumentare le pene per i reati esistenti. E a lungo termine credo che dovremmo proprio cercare di rimuovere quelle che sono le cause di insociali dell'ingiustizia, da una parte, e dall'altra guardare a dei modelli che comunque diversi, che ci sono in alcuni paesi d'Europa, soprattutto nell'Europa del Nord, che limitano l'uso del carcere, magari per alcuni, cioè insomma per alcune persone magari particolarmente pericolose, ma non stipano le persone tutte in un posto in sovraffollamento, privandole di ogni diritto umano, che appunto poi se uno entra lì, cioè esce sicuramente più delinquente di come è entrato, ma perché cioè, altrimenti non riesce a sopravvivere proprio in un posto del genere. E anche se appunto ci sono magari delle forme di, non so, di restrizione della libertà personale, che siano in rapporto con il territorio, che mettano in atto veramente dei percorsi di rieducazione e di reinserimento nella comunità, nel tessuto sociale, piano piano. Iniziamo con la fine del fumetto di Michele, che è stato fatto prima che Ilaria entrasse, prima che si sapesse, diciamo, se Ilaria sarebbe stata eletta, se sarebbe uscita dal carcere, eccetera. È stato fatto il fumetto, è stato prodotto, e sul finale trovate una parte scritta collettivamente dagli antifascisti e le antifasciste, che finisce così: l'antifascismo è una responsabilità collettiva che ereditiamo da quelli e quelle che prima di noi hanno dato la vita contro un'ideologia mortifera e per un'idea di mondo basato su giustizia ed uguaglianza. Per questo motivo è nostro compito agirlo, diffonderlo e contrastarne la sua criminalizzazione, come sta avvenendo in questo momento nelle aule di tribunali ungheresi e tedesche, ma potremmo aggiungere americane, italiane, francesi, eccetera. Ecco perché, infine, per noi l'antifascismo ha bisogno di liberarsi dalle ipocrisie ed essere qualcosa di vivo e propositivo, non utile soltanto come spauracchio da utilizzare dentro le campagne elettorali. Il fumetto finisce così. Io ti chiedo, Michele, e poi a Ilaria anche, di raccontarci, parlarci di queste parole, cosa significano per te, che cos'è oggi essere antifascisti, cosa vuol dire liberarlo dalle ipocrisie. Spesso abbiamo assistito all'allarme, a chiamare l'allarme del fascismo, del ritorno del fascismo, dagli stessi che poi, come dire, quando invece gli veniva ricordato che in Italia c'era un problema ancora vivo con i fascisti, dicevano che era un problema, diciamo, di opposti estremismi, o che comunque non era qualcosa di importante. A un certo punto hanno perso il potere, queste stesse persone ci hanno detto c'è l'allarme dei fascisti. Però mo, al di là della polemica, diciamo, effettivamente una necessità c'è, però come questa secondo te si può articolare al di là appunto anche della retorica? Ah, non lo so, è complicato come domanda in realtà. Fa una domanda e tu rispondi. Che cazzo ne so, no, nel senso che posta così è complicata come domanda. Io penso che è vero che in questo momento c'è un grande strepitare e una grande denuncia del pericolo fascista, eccetera, che in parte c'ha un suo fondamento, in parte la trovo estremamente ipocrita. Non è soltanto ipocrita perché viene dalle persone che, per esempio, qua stiamo a Parco Schuster, ogni anno alla fine di agosto qui si ricorda l'omicidio di Renato Biagetti, ammazzato a coltellate dai fascisti nel 2006, e le stesse persone proprio incarnate negli stessi corpi
che oggi spesso denunciano l'arma fascista erano quelli che ci dicevano che quella era una rissa tra balordi e che i fascisti non esistevano in quel momento là. Quindi, però, a parte questa cosa che magari afferisce più alla nostra storia personale e quindi magari ci tocca di più, c'è un altro elemento che secondo me è molto ipocrita, nel senso che abbiamo visto le inchieste dei fanpage, abbiamo visto tutta una serie di elementi che raccontavano come dei pezzi di questo governo ci avessero quel tipo di cultura fascista, però l'ipocrisia sta nel fatto che non è che serve un'inchiesta per scoprire che la formazione, cioè la selezione della classe dirigente, proprio la formazione dei giovani, almeno un partito, del principale partito di questo governo, passa attraverso l'insegnamento e il riferimento a personaggi, figure, valori che sono direttamente quelli, manco del fascismo, dei fascismi europei in senso ampio, nel senso che non serve infiltrarsi con le telecamere nei loro circoli, bastando a guardare le pagine Instagram delle varie sezioni, dei vari circoli culturali, eccetera, ci stanno tranquillamente iniziative su ex SS, collaborazionisti di ogni tipo, da Romualdi, Leon Degrel, Codreanu, cioè quello lì è il brodo culturale in cui quella roba si forma. E quello che trovo ipocrita è che questa cosa la sanno evidentemente tutti, però in qualche modo poi facciamo finta quando queste persone vanno a giurare sulla Costituzione o vanno a portare la corona di fiori il 25 aprile, che in qualche modo non li riguardi a loro. E se usa un po' la retorica delle mele marce, gli si chiede al Presidente del Consiglio di prendere le distanze dai giovani che hanno fatto quelle cose, eccetera, ma cioè, è ovvio che non si possono, non, cioè, anche se le prendesse sarebbe soltanto una continuazione di quest'ipocrisia, perché è ovvio che è quello lì, i riferimenti teorici, culturali e valoriali sono quelli là. Mi rendo conto di qual è il motivo per cui nessuno poi continua a insistere su questo punto, perché ci sarebbe il problema di ammettere che allora il principale partito di governo, quando giura sulla Costituzione, sta di fatto prendendo in giro tutti, quindi questa roba obbligherebbe tutti a prendersi delle responsabilità, sia chi dovrebbe ammettere, diciamo, la propria identità in maniera plateale, sia chi dovrebbe fare i conti con quell'identità là. E questa cosa evidentemente nessuno è pronto a farla in questo paese. E allora io questa roba l'ho detta, ci ho avuto tutta una serie di polemiche questa cosa qua, che è ovvio che io non penso che il 30% degli elettori, che sono quelli che hanno votato poi quel partito, siano fascisti, nel senso che penso semplicemente che alla maggior parte della gente non gliene frega più un cazzo di questa roba, e lo dico con molta amarezza, perché io sono una persona che invece oltre che a questa roba ci tiene, ma che ha sempre pensato che fosse importante svelare quei meccanismi, quelle anche aderenze ideologiche, eccetera, però mi rendo conto che è qualcosa che interessa probabilmente a loro, perché è la loro identità e quindi se la tengono stretta, e a noi come minoranza, perché è in qualche modo la nostra controparte. Però ci sono tantissime persone per cui questa roba non è più dissuasiva di nulla, e quindi forse noi dobbiamo andare a cercare più che attaccarci a degli aspetti che appunto non fanno più presa, perché magari hanno un aspetto anche folcloristico, di andare invece a concentrarsi su quegli aspetti del nostro quotidiano in cui quell'ideologia poi si riversa. E qua l'ultima cosa che dico su questo è, ma penso che è importante proprio un sacco, e anche fa parte delle cose che abbiamo, è la continuazione di quello che abbiamo detto prima, è questo pacchetto sicurezza, il DDL 1660, che deve essere approvato al Senato. È una roba di cui noi forse possiamo pensare che faccia parte di quelle norme più o meno burocratiche che ci possono interessare o meno, eccetera, ma in realtà è qualcosa che cambia profondamente il volto di questo paese e cambia profondamente il rapporto di questo paese col dissenso. Ci sono delle cose che riguardano gli studenti che rischiano 2 anni di galera se fanno la manifestazione fuori dal loro liceo bloccando una strada, a delle norme incredibili, nel senso quando
quando si diceva il carcere genera carcere, adesso i reati commessi in carcere ce l'hanno un aggravamento, per cui anche le rivolte, quelle che chiamano le rivolte passive, che sono l'unica forma di dissenso non violento che uno c'ha in carcere, rifiutare il vitto, rifiutare l'ingresso nelle celle, eccetera, sono penali e si arriva fino a 20 anni di galera. 20 anni di galera per chi si manifesta contro le grandi opere, 7 anni di carcere per una famiglia che magari entra in un posto abbandonato per trovarci casa, l'occupazione diventa una roba, i 7 anni di galera, chi scrive del... cioè è qualcosa che veramente asfalta tutto. E in questa cosa norme particolarmente crudeli come quella per cui la SIM, cioè non ti vendono la SIM se non hai il permesso di soggiorno, che è qualcosa che a me, quando l'ho detta a Milano, mi sembrava una cosa evidentemente platealmente crudele, oltre che ovviamente inefficace, perché nessuno non si imbarcherà e non scapperà dal suo paese per la questione della SIM, è soltanto qualcosa che serve a rovinare la vita materialmente delle persone che stanno là. E anche lì la risposta che io mi sono trovato in questa settimana era gente che diceva vabbè, ma perché io devo presentare il documento e se io voglio una SIM e invece quello non deve presentare niente? E io penso, ma dove cazzo abiti? Il punto è ovvio che pure quello deve presentare un documento, tanto che la tua carta di cioè la carta d'identità non è uguale al permesso di soggiorno, cioè la gente ha la carta d'identità anche quando non c'è il permesso di soggiorno e quando è irregolare tante volte, per esempio, però è proprio difficile cercare di fare breccia in questa cosa. È il motivo per cui secondo me, per esempio, coi fumetti uno potrebbe provare a intavolare dei discorsi. Tra l'altro una battuta la devo, cioè una cosa la voglio dire, perché hai citato anche la questione delle occupazioni, anche su quello secondo me c'è una campagna vergognosa in corso. D'altro veramente io vi invito a vedere la storia dei movimenti Lotta per la Casa, che è una storia gloriosa. Comunque non dignità. È la gente che entra in casa della vecchia che va a fare la spesa, cioè non questa esiste. Cosa è Questa roba non esiste, tra l'altro i movimenti parlano con le istituzioni da sempre, risolvono un problema sociale, sono una ricchezza, non dovremmo preoccuparci quando non ci stanno, perché purtroppo non c'è un sacco di gente senza casa, un sacco di case vuote. Tra l'altro c'hanno una storia questi movimenti, veramente, cari giornalisti, vi invito ad andarvela a vedere, perché è una storia bellissima di partecipazione, visto che parliamo di democrazia, è anche questa roba qua la democrazia, è anche la possibilità di organizzarsi e provare a trovare delle relazioni con le istituzioni che a volte sono anche conflittuali, ma la conflittualità è qualcosa di buono nella democrazia. Se la azzeriamo ci abbiamo soltanto carcere, appunto. Questa la volevo dire perché veramente è vergognoso l'attacco che è stato fatto, e se confonde il racket con i movimenti di Lotta per la Casa, questa cosa non è accettabile. Passo alla seconda, un punto che volevo legare a questo, e poi volevo fare una domanda, diciamo, di quelle un po' più pesanti a Ilaria. Scusa. Allora, loro è vero che c'hanno questo pallino, questi più di altri in passato, nel senso che effettivamente poi è vero che c'hanno una cultura che è rimasta in panchina per tanti anni, nel senso che comunque la destra post-fascista ha prodotto dal dopoguerra in poi una serie di testi, anche dei filosofi, dei pensatori in qualche modo, e anche dei gruppi musicali, eccetera, che non ci hanno mai trovato uno sbocco nel mainstream, e questo adesso probabilmente hanno il pallino di provare a farlo adesso. Io penso che questa roba non gli funziona tendenzialmente. Non gli funziona perché quella roba è poco attraente, è anacronistica, è qualcosa che difficilmente fa presa. Parlavamo del ministro della cultura nuovo, comunque ogni volta quando diciamo è rimasto in panchina, sempre per modo di dire, perché poi questa è tutta gente che in realtà da anni è stata sdoganata, lui già da anni anche ha avuto una trasmissione in Rai, eccetera, però io vi invito tutti ad andarla a guardare. Io, se fosse per me, quella trasmissione continuerebbe ancora adesso, perché io e lui la visualizziamo continuamente su YouTube. Ci sta lui che suona un flauto di legno mentre gioca con l'acqua con le pozzanghere, c'è cioè una cosa
secondo me è bellissima, però ecco, mi rendo conto che non è una roba che c'ha probabilmente una grossa penetrazione tra le persone normali, insomma, a parte noi. Quindi quella roba non gli funziona tanto. Quello che possono fare però è occupare tutti gli spazi, quindi probabilmente stornare i soldi, indirizzare i soldi verso gli amici loro anziché verso quegli altri, e bloccare le sperimentazioni, i cambiamenti. È qualcosa di orribile, è qualcosa anche di molto grave e preoccupante. Non è qualcosa di diversissimo da quanto hanno fatto quegli altri in passato dall'altra parte, in realtà, nel senso che poi noi ci abbiamo avuto per un sacco di anni le postazioni culturali che erano occupate da persone che erano diciamo formalmente se situavano a sinistra nell'arco parlamentare, ma non è che noi abbiamo visto quella roba servire a fare egemonia culturale di sinistra nella società. In realtà si sono fatti largamente i cazzi loro, diciamo, all'interno di quelle postazioni lì, probabilmente anzi facendo anche un danno, perché poi facendo percepire quel mondo come un mondo di un salotto chiuso che non ridistribuiva niente di quello che gli arrivava. E io su questa cosa qua faccio sempre un esempio, che è l'ultima cosa che dico, ma perché penso che sia abbastanza importante, che qualche anno fa a me mi è capitato di leggere un appello che mi è stato sottoposto da uno scrittore, mi pare, che era contro i morti nel Mediterraneo. Un appello giustissimo, c'erano tutte cose super giuste, mi sono guardato le firme, c'erano tutti registi, scrittori, persone brave in qualche modo, e però poi io vedo questa roba e nel complesso mi sembrava lo spot elettorale di Salvini, nel senso che mi sembrava che un gruppo di intellettuali per lo più benestanti eccetera doveva fare la morale al resto del paese su questa cosa. E siccome però questi di lavoro fanno i narratori, io pensavo, scusami, ma perché voi invece di firmare gli appelli non provate a mettere questi temi nelle vostre opere? Perché non provate a costruire un immaginario che possa spostare un po' la percezione, cioè veramente nutrire quell'immaginario? Perché a me, io penso che a me è quello che mi ha cambiato la visione delle cose. Quando io ero ragazzino ci stavano, magari non ce ne frega un cazzo, non sono le cose, gli scape su MTV oppure i 99 post su MTV, facevano, diciamo, delle cose nel posto che era, cioè, la cosa più mainstream del mondo, MTV, delle cose che erano molto radicali, su aboliamo le frontiere, fratellanza tra i popoli, eccetera. Intanto quegli altri continuavano sempre a dire, ah no, la difesa della patria e i sacri confini. Quegli altri a un certo punto hanno smesso, gli artisti, dire quelle cose, diciamo il mondo della sinistra ha cominciato a parlare dell'amministrare i flussi, e quegli altri continuavano a parlare della difesa dei sacri confini. Poi è diventato, beh, però il rimpatrio umano di quelli che non possiamo assorbire, e quelli continuavano a parlare della difesa dei confini. Alla fine tutto il baricentro si è spostato così tanto che ormai tutta questa discussione è perimetrata all'interno di un campo che va tra il nazismo e l'amministrazione della miseria e della disperazione. Questa cosa qua come può nutrire un immaginario per le persone, per i giovani, eccetera? E penso che questo è il ruolo che un po' spetta a chi fa questo mestiere qua. E perché ha senso l'antifascismo nel 2024? Beh, allora, io risponderei con un'altra domanda. La vera domanda sarebbe perché no, cioè perché restare a casa? L'antifascismo per noi compagni non è solo una commemorazione storica, come vediamo tante volte celebrata dalla sinistra istituzionale, per quanto comunque io credo che sia molto importante onorare la memoria dei partigiani, ma l'antifascismo è anche altro, è anche una pratica quotidiana, è anche un'azione concreta che va a contrastare l'agire di formazioni neofasciste, neonaziste, che in Ungheria, in Italia, ma anche in tanti altri paesi, mettono a repentaglio, mettono in pericolo l'incolumità e la vita non solo di antifascisti, non solo di attivisti, ma anche di sindacalisti, anche di tante persone che per loro sono diverse, sono difformi, e che perciò devono essere attaccate, devono essere sopraffatte. Penso alle persone LGBT, alle persone Rom, ai migranti.
ci sono anche compagni che hanno dato la vita per la lotta antifascista. Stasera siamo qua a Roma e voglio ricordare Renato, che è stato ucciso dai fascisti nel 2006. Quindi, insomma, poteva essere a Budapest, ma poteva anche essere da qualsiasi altra parte, perché il fascismo comunque è un grosso problema anche quando è al di là dei confini del nostro paese. E la lotta antifascista è per sua natura e deve essere internazionalista. E questo... deve essere internazionalista secondo me per due motivi. Primo, per una solidarietà con chi sta lì, e secondo perché se il germe attacca e pone le radici da una parte, poi è molto più facile che la malattia si propaghi anche in altri paesi, e noi dobbiamo fermare questa cosa. A Budapest in quei giorni si celebrava la giornata dell'onore. La giornata dell'onore è praticamente una commemorazione delle imprese di un plotone di nazisti che sul finire della Seconda Guerra Mondiale nel 1945 provò a spezzare l'assedio della città. Ora, cioè, questo è il modo che loro hanno di commemorare la fine della Seconda Guerra Mondiale. E io sono andata a Budapest perché non si può rimanere in silenzio di fronte a una manifestazione del genere, di fronte a un evento così indecente. Cioè, a questi eventi c'è gente che sfila con il metto dell'SS, per capire. E lì in Ungheria la connivenza del governo, delle istituzioni con questi gruppi neonazisti è una cosa risaputa. E i media locali dipingono queste migliaia di nazisti che si radunano da tutta Europa nella città per commemorare questo evento come se fossero delle persone comuni, dei cittadini qualunque. Fatto paradossale, il GIP ha deciso di sbattermi in galera con l'accusa di violenza contro il membro di una comunità. Ora, violenza contro il membro di una comunità, che cos'è? È un reato che in Ungheria serve per i crimini d'odio, cioè quindi per i crimini d'odio razziale, per i crimini d'odio di genere. È pensato per essere applicato in quei casi lì, ossia per tutelare quelle persone che normalmente vengono aggredite dai nazisti. Cioè, non so se vi rendete conto di quanto è paradossale questo fatto. Cioè, che questo reato venga ribaltato invece, e cioè come se i nazisti fossero una minoranza da tutelare. E poi vabbè, perché è attuale l'antifascismo, giusto? Ci chiedevamo. Beh, insomma, mi sembra più attuale che mai oggi, perché purtroppo siamo tornati nel tempo dei nazionalismi. Sono tornati i nazionalismi, che magari questa volta non arrivano con le svastiche, i fasci littori, magari si fanno chiamare sovranismi, giusto così per darsi un po' una ripulita di facciata. Ma sono sempre quelle stesse ideologie di morte, quelle ideologie che seminano la paura verso tutto ciò che è diverso e per questo legittimano la sopraffazione di tutto quello che per loro non è conforme. Queste ideologie si esprimono certo nei governi di destra, ma in generale si esprimono anche in un più generale spostamento a destra del baricentro politico, e va a riguardare anche proprio l'approccio che si ha verso tutte le questioni sociali. E bisogna sempre ricordare anche che i sovranismi sono un'illusione molto pericolosa, anzi la più grande truffa che ci sia per le classi popolari, perché per quanto si spaccino per amici del popolo, per amici delle classi popolari, loro non hanno nessuna intenzione di sconvolgere l'ordine economico, di mettere in discussione un sistema economico che si basa sullo sfruttamento.
E non hanno nemmeno intenzione di intervenire sulle questioni sociali in modo serio, anzi se ne liberano spesso criminalizzandole, cioè arrivando proprio alla criminalizzazione della povertà. Tu non conoscevi Ilaria e non sapevi niente di tutto ciò, però ti sei buttato su questa vicenda perché hai sentito evidentemente che era importante, era da seguire. Cioè, come è nata questa roba qui? Cioè, per te che cos'è sta roba della solidarietà? Chi te lo fa fare? Così sembra che sono matto, cazzo. Il mio tentativo è alla fine di tutti questi incontri dimostrare che tu sei matto. No, in realtà comunque diciamo che è stato un processo molto collettivo. Io dell'arresto di Ilaria l'ho saputo poco dopo, perché era circolato all'interno delle varie chat la notizia di questo arresto di questa italiana a Budapest durante i giorni dell'onore, e però poi non ne avevo più saputo niente e davo per scontato che questa cosa si era risolta. Invece febbraio dell'anno scorso. Qualche mese dopo invece a Milano, durante il corteo per l'anniversario della morte dell'omicidio di Dax da parte dei fascisti, amici e compagni dell'Aria mi hanno invece detto che la situazione era ancora in corso, che Ilaria stava ancora in carcere, stava in isolamento, in condizioni molto molto dure, e che quindi mi chiedevano la disponibilità a fare qualcosa, però di aspettare un momento, perché forse questa cosa poteva andarsi a risolvere senza bisogno di alzare il profilo dell'attenzione che magari politicizzando rischiava di peggiorare. In realtà quando c'è stato l'ingresso in aula di Ilaria e la richiesta del giudice come se lei si dichiarava colpevole, bene che andava, erano 11 anni di galera, se no si parlava addirittura di 20 o più anni di carcere, diciamo che c'è stata la presa di coscienza, penso, di tutti, che quella cosa non si andava risolvendo col basso profilo, e quindi mi hanno chiesto di fare questo fumetto per provare a aprire questo fronte. Questo fronte si è aperto in tanti modi, sono stati fatti dei cortei, delle manifestazioni, ci sono state delle prese di parola pubbliche, c'è stato questo fumetto, insomma ognuno ha fatto la sua parte e effettivamente ha mosso tantissimo un'opinione pubblica, che poi ha determinato che un partito gli chiedesse di candidarsi, e che poi ci abbia avuto una valanga di voti e di preferenze per tirarla fuori dalla galera, che francamente io non mi sarei mai aspettato quando è cominciata questa cosa, perché poi era iniziata da un gruppo veramente molto piccolo e ristretto di persone. È una roba che evidentemente è molto bella, è molto edificante. C'hai la sensazione che una volta ti sei portato a casa un risultato, portato a casa nel vero senso della parola, che hai fatto tornare a casa una persona dalle carceri ungheresi. Ovviamente rimane il fatto che il fumetto si concentrava su Ilaria, perché era la persona che poi i milanesi conoscevano, eccetera, ma parlava di tutti, perché poi ci stanno decine di altri coimputati, ci sta Maya che sta in carcere, Anna che sta in carcere in Ungheria, Anna che sta in carcere in Germania, ci stanno altre persone su cui pende un mandato di cattura europeo. Non per tutti loro evidentemente si può attuare questa soluzione, quindi è molto importante mettere in moto degli elementi di solidarietà che sono, intanto il fumetto serve anche dal punto di vista economico, nel senso alzare fondi, i soldi del fumetto vanno tutti a questo fondo cassa per le spese legali, perché vi immaginate che significa decine di persone, ma comunque anche soltanto quelli che stanno in questo momento in carcere, anche soltanto pagare le traduzioni degli atti, eccetera, cioè è qualcosa di molto impegnativo economicamente. Quindi è qualcosa che, quando si dice questa notte non sarà breve, è perché non è finito niente, a parte che non è finita la vicenda giudiziaria dell'Aria purtroppo, ma non è finita soprattutto il maxi tema. E poi ultima cosa, che è proprio il motivo per cui poi io penso che queste cose non si possono non fare, per chi è cresciuto come noi che stiamo su questo palco, ma tante facce che stanno qua con un certo modo di fare politica, è che quando si dice si parte e si torna insieme, non è un modo di dire, nel senso, una cosa finisce quando tutti sono ritornati a casa, e anche se uno può
non essere d'accordo al 100%, non condividere tutto quanto, sono discussioni che si fanno quando tutti stanno al sicuro e non quando qualcuno sta in fondo in carcere rischiando 20 anni di galera. Beh, allora, io finché ero in carcere non avevo una percezione chiara di, soprattutto della portata e del livello di quello che della rete di solidarietà che si stava creando fuori, perché comunque tramite le telefonate con i miei provavamo pochi minuti, per cui riuscivano a raccontarmi una parte di tutto quello che si stava muovendo. Io non potevo leggere i quotidiani, non vedevo la televisione italiana, quindi non ero diciamo quotidianamente informata. Mi è capitato di vedere una volta per qualche secondo al TG ungherese mio papà che faceva un'intervista per qualche televisione, ma giusto un video di qualche secondo. E poi con qualche mese dopo ho iniziato a ricevere i fumetti di Michele, perché nei pacchi entrava l'internazionale e quindi potevo leggere, insomma, un paio di mesi dopo quello che era uscito lì nel fumetto. E erano cose, cioè, estremamente emozionanti, insomma, quando entrava questo calore, no? che superava le sbarre. Come estremamente emozionante sono state anche le udienze in cui io ho potuto finalmente rivedere, anche se da lontano e senza poterci parlare, però ho potuto rivedere i miei compagni, i miei amici che erano venuti fino a Budapest apposta per vedermi. E comunque queste cose per chi sta dentro fanno veramente la differenza, perché sono veramente in grado di darti la forza di andare avanti. Ecco. Un cambiamento proprio sensibile, un cambiamento materiale, e lì mi sono resa conto che stava succedendo qualcosa di grosso, c'è stato quando io sono stata riportata in carcere dopo la prima udienza a gennaio, quella famosa udienza, credo, in cui abbiate poi visto l'immagine, in cui venivo portata in catene con il guinzaglio, eccetera, eccetera. Ecco, lì tornata in carcere, diciamo che proprio il trattamento è cambiato, ma così da un momento all'altro, dalla mattina alla sera. E lì ho iniziato appunto a pensare che appunto la solidarietà, la mobilitazione che c'era intorno a questa faccenda era qualcosa di una portata molto ampia. E diciamo che poi alla fine, quando sono andata ai domiciliari, ho iniziato veramente a rendermi conto della portata di questa forza collettiva, di cosa era in grado di smuovere. Mi sono resa conto di quanto fosse anche articolata un sacco di persone che magari che conoscevo, oppure persone che non vedevo da una vita, o persone che non conoscevo affatto. Ciascuno si era dato da fare, chi con il suo collettivo, chi con il suo partito, chi con il suo gruppo d'amici, chi nel suo quartiere, per dare un contributo e cercare di andare tutti insieme in sinergia verso un obiettivo comune. Ed è grazie a tutto questo, se adesso oggi sono qui, se ci possiamo parlare, e voglio ancora una volta ringraziarvi, perché so che stasera ci sono qui molte persone che mi hanno sostenuto. Adesso credo che, visto che insieme abbiamo scoperto che questa forza collettiva, questa potenza chiamata solidarietà, diciamo, è veramente in grado di modificare anche proprio le cose, io credo che si debba farne tesoro e cercare di moltiplicarla, di diffonderla e di orientarla in questo momento prima di tutto a sostegno di Maya, che si trova adesso in carcere in Ungheria, perché io credo anche che, per quanto io avessi voglia di raccontarla, ma adesso non si debba più parlare di me, adesso io credo che si debba parlare di Maya. E l'altra cosa che vorrei che provassimo a fare insieme con la solidarietà è bloccare tutte le estradizioni verso l'Ungheria
e sostenere tutti gli antifascisti e le antifasciste che potrebbero essere coinvolte in questo processo. E questa energia collettiva io spero che si estenda anche ben oltre la questione del processo di Budapest e che siamo in grado di metterla in ogni questione politica, in ogni questione sociale e di lottare insieme con determinazione ma anche con intelligenza, con creatività e perché se siamo uniti insomma questo può fare la differenza su tante battaglie. Diciamo che dopo questa storia quasi incredibile, io adesso sono all'Europarlamento, in passato non avrei pensato che sarei entrata nella politica istituzionale, ma io comunque rimango molto legata alla mia storia, che è una storia che appunto fa riferimento ai movimenti, alle lotte sociali. Io credo, continuo a credere nell'autonomia e nella forza di tutto ciò che proviene dalle lotte. Credo nell'importanza di tutto quello che proviene dal basso e credo che sia da lì che noi dobbiamo ripartire. Perché appunto una vera politica di sinistra non può che essere diciamo a contatto con le persone e immersa nelle questioni sociali e questo ovviamente è un lavoro collettivo, un lavoro corale e io penso che ciascuno a modo suo, ovunque si trovi, appunto chi si trova in Parlamento, chi si trova al collettivo, al picchetto, alla manifestazione, al bar, allo stadio. Quello che io penso che sia importante costruire adesso è un nuovo immaginario che sia positivo e allo stesso tempo radicale. Io ringrazio tutti e tutte, diamo...